guardate, adesso do gas in seconda e la macchina non slitta. Non riuscivo a vedere il contagiri Emi, però sentivo una bella spinta a un certo punto. L'abbiamo mappata proprio così, per avere il picco di coppia e di boost intorno ai 4.800-5.000 giri. Dunque ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Siamo a bordo di una... Questa è una Mini F56, anzi più precisamente F55, perché questa è la versione 5 porte della Mini terza generazione. Questa vettura ha una preparazione un po' più particolare del solito. La vettura è arrivata da noi dopo una rottura a causa di una mappa effettuata un po' di anni fa da un preparatore pugliese, dovuta, come molti proprietari del B48 purtroppo sanno, a causa della fragilità di dei pistoni di questo motore sul colletto. Dunque, in caso di mappature con eccessiva coppia, specialmente se si utilizza benzina di qualità non eccelsa, purtroppo può verificarsi il cedimento strutturale del colletto del pistone e dunque in quel caso ci si ritrova a dover rifare il motore. Ed è questa è stata la scelta del proprietario di questa vettura, che si è affidato a noi, quindi Raro Performance e Officine Cubo, per un lifting, diciamo, sia a livello meccanico, quindi sono stati installati dei pistoni rinforzati, sia con l'occasione è stata installata una turbina maggiorata, quindi rifacendo giranti di aspirazione e giranti di scarico. Questa è una turbina particolare perché è una TD04 reverse, e dunque l'adattamento delle giranti, specie quella di scarico, richiede qualche attenzione in più perché è più difficile da trovare. Detto questo, la vettura in questa configurazione eroga all'incirca 330 cavalli. Abbiamo scelto però di mantenere la coppia molto bassa, sui livelli di uno stage 2 praticamente, intorno ai 430 Nm. Questa preparazione, diciamo, non è stata fatta alla ricerca del tempo sul 100-200 o comunque sia delle massime prestazioni, per due ragioni principalmente. Innanzitutto perché il proprietario, per ovvie ragioni, vista la sua esperienza pregressa, voleva una preparazione sì per fare più cavalli di prima, ma non una preparazione di nuovo al limite. Per distruggerla, ovviamente c'era già passato, la vuole preservare il più possibile. Esattamente, quindi se prima la macchina aveva all'incirca, a detta sua, 280 cavalli, con 480-490 Nm, adesso appunto siamo riusciti a tenere la coppia molto più bassa, sui 430 Nm, lavorando molto sull'erogazione, quindi una coppia piatta e stabile fino ad alto regime, avendo però un picco di potenza molto più interessante di 330 cavalli. Rispetto allo stock che è di? Da originale questa vettura ne ha 192. Quasi raddoppiata. Sì, però c'è comunque da dire che questa versione del B48 è basata per la maggior parte sul B48 che monta anche la John Cooper Works. Okay. Quindi si tratta di un motore, diciamo, quasi depotenziato. Ci sono delle differenze meccaniche, perché il B48 della Cooper S ha un rapporto di compressione differente dalla John Cooper Works. Infatti, okay, la Cooper S ha un rapporto di compressione di 11:1, mentre la John Cooper Works 10:2. Okay. Un rapporto di compressione più elevato chiaramente rende ancora più fragile il pistone. Okay. E bisogna stare più attenti con il boost, con gli anticipi, e quindi una gestione un pochino più, diciamo, cauta dell'aumento di prestazioni. Sentiamo un po' questo scarichetto, su!
La linea di scarico è totalmente maggiorata da 76 mm a partire dal downpipe e si ricongiunge nella parte finale al terminale Remus, a cui è stata sostituita la valvola, sostituendo quella originale elettroattuata con una pneumatica. E tutta questa lavorazione è stata effettuata da Officine Cubo. Con i pistoni rinforzati non abbiamo fatto altro che scendere un pochino con il rapporto di compressione per riportarlo all'incirca a quello della John Cooper Works e quindi fare questa potenza in assoluta sicurezza. E ora, sebbene questa vettura abbia i pistoni rinforzati, il motore appunto è stato rifatto perché si era rotto, questa preparazione non necessita di rifare il motore. Cioè, noi abbiamo studiato questo kit per essere installato su un motore originale. Certo. Quindi, poi qui chiaramente abbiamo colto l'occasione per rinforzarlo, ma non è necessario. Hai detto pistoni rinforzati. Ok, in che cosa consiste? Spieghiamolo un attimo ai nostri utenti. Allora, i pistoni rinforzati sono dei pistoni che hanno un procedimento di produzione differente. Si tratta di pistoni forgiati, con un rapporto di compressione, questa è la cosa più importante, con un rapporto di compressione più basso rispetto all'originale, che da un lato aumentano la resistenza in ogni situazione, ma soprattutto con un rapporto di compressione più basso, torniamo al discorso di prima, aiutano a prevenire eventuali detonazioni a parità di livello di boost. Sulle auto manuali ovviamente è necessario un upgrade di frizione, quantomeno sulle Cooper S. Sulle automatiche invece il cambio automatico già di suo, di serie, supporta molto bene questo livello di coppia, che poi appunto noi l'abbiamo tenuto molto basso per affidabilità e per una migliore esperienza bene di guida. Però se la richiesta del cliente fosse quella di, tra virgolette, fare i tempi, anche se tutti sanno che la Mini non è una macchina da tempo, va bene, si potrebbe alzare la coppia fino ad arrivare un po' a quello che è il limite di sicurezza anche per le BL, a meno che di non voler fare anche BL forgiate, però insomma sono poi spese diverse e progetti differenti. Con questa configurazione, comunque, considerando anche che una 5 porte, la vettura copre il 100-200 tra gli 11 secondi e mezzo ai 12 di GPS in configurazione full weight, esattamente come la vedete ora. Okay. Considerando che la 5 porte pesa all'incirca 70 kg, 65-70 kg più di una 3 porte a parità di allestimento, questo significa che questa modifica riportata su una versione 3 porte permetterebbe di recuperare qualche altro decimo, magari con una cambiata particolarmente veloce, una vettura un po' più leggera a livello di optional eccetera, si potrebbe fare un 11 netto, 10 e qualcosa, per cui sono comunque prestazioni di tutto rispetto per una Mini, con una preparazione, ripeto, non esasperata, non alla ricerca della massima prestazione possibile, ma per dare una guidabilità anche un po' più carina, perché la Mini è una macchina, diciamo, da guidare, certo, più che aumentiamo il piacere di guida, la sensazione più che altro, esatto. Va bene. Emilio, precisamente quali componenti sono stati installati sulla vettura? Allora, la vettura come base di partenza ha tutti i componenti di un classico Stage 2. Dunque, uno scarico completo senza catalizzatore o a scelta del cliente con catalizzatore 200 celle, magari da installare sul centrale per non avere troppa contropressione appena a valle della turbina, un intercooler maggiorato per raffreddare meglio l'aria in uscita dalla turbina, un impianto di aspirazione che in questo caso è stato realizzato artigianalmente da Officine Cubo per tenere il diametro maggiorato fino al debimetro. Certo. Chiaramente la parte del debimetro non si può maggiorare perché la scalatura del debimetro è pensata per un certo diametro di tubo, ed aumentando quella parte, questo è un errore che a volte si vede nei sistemi di aspirazione aftermarket, si perde la scalatura del debimetro, poiché il debimetro su questi sistemi che non sono speed density ma sono basati sul MAF, un'errata scalatura del debimetro porta ad un errato calcolo della carburazione, perché si perde la lettura corretta della massa di aria sulla base della quale la centralina calcola il quantitativo di iniezione. È un mondo, anche questo è veramente un mondo. E oltre a questo, la vettura montava uno scarico Remus con valvola, solo che anche lì è stato fatto un piccolo upgrade, nel senso che, come molti proprietari di scarico Remus su questa vettura avranno avuto modo di verificare,
la valvola del Remus, anche quando si chiude, non ha, diciamo, un serraggio perfetto, non è totalmente chiusa, e quindi anche quando si chiude la valvola, purtroppo lo scarico tende a fare abbastanza rumore quando è affinato ad un downpipe scatalizzato. Quindi è stata rifatta la linea con un downpipe sì scatalizzato, ma di diametro maggiorato a 76 mm. Tutto il centrale artigianale realizzato da Officine Cubo con un diametro di 76 mm, ed è stata sostituita la valvola originale del Remus con una valvola pneumatica. Infatti, come potete sentire in questo momento, la vettura che ha valvola chiusa è assolutamente civile, assolutamente, e il sound sì. è Te lo stavo quasi per come una macchina originale. Assolutamente. Oltre a questo, chiaramente, questo è la base di un qualunque Stage 2 per qualunque Mini. Sono state ovviamente sostituite le candele quando, insomma, fai un motore, anche come manutenzione ordinaria. Assolutamente. Accorciare l'intervallo per il cambio delle candele rispetto a quanto previsto da BMW non è affatto una cattiva idea. Assolutamente. E poi chiaramente è stata abbinata la turbina, che è una turbina originale, come abbiamo visto prima, con le giranti maggiorate sia in aspirazione che in scarico. Per quanto riguarda il motore, sono sì stati rinforzati i pistoni, ma per il resto il motore è totalmente originale, quindi i risultati raggiunti su questa vettura sono completamente riproducibili su qualsiasi Cooper S e John Cooper Works, anche di serie. Quindi sì, la vettura ha un'erogazione particolarmente piacevole. Rispondi, sta suonando il telefono. Dio! E poi, ma come funziona la asciugatrice? Sì, ma mo me lo devi chiedere, sto facendo un video! Devo asciugare! Vabbè, dai, te lo dico dopo, mandami una foto! Ciao. E qui giù in descrizione trovate i link per seguirci su Raro Performance e Officine Cubo. Un saluto da Emilio, da Giovanni e dallo Scoiattolo. Ciao ragazzi.